non è fortunatamente un mio problema, però a volte la mia fidanzata e i miei amici ricorrono al mio magico rimedio. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Ho versato dell'aceto di vino bianco e adesso vado a metterci un goccio di limone. Ok. Come funziona? Prendiamo, dopo averlo un po' mescolato, prendiamo un dischetto levatrucco, lo immergiamo e andiamo a, adesso vi faccio solo vedere per esempio come funzionerebbe, andiamo a strofinare sulla parte interessata. Attenzione a chi ha la pelle sensibile perché ovviamente l'aceto e il limone potrebbero dar fastidio, quindi cerchiamo di andare solo a tamponare e a strofinare sulla parte interessata. La parte resta umida per qualche minuto, ripetiamo l'operazione 4-5 volte, un minuto alla volta più o meno, e lasciamo che la parte resti umida per qualche minuto. Fatta questa operazione, prendiamo un altro dischetto, lo bagniamo sul limone, prendiamo un pizzico di sale, diciamo, attacchiamo sopra così. E andiamo a tamponare fin quando non resti attaccato, visto che la parte, diciamo, interessata dall'herpes era ancora umida, ci andiamo ad attaccare il sale. Questa operazione potrebbe provocare un bel po' di bruciore, però è molto utile. Lasciamo il sale per una decina di minuti e poi, una volta risciacquato con un po' d'acqua, andiamo a tamponare con una bustina di tè verde. E lo teniamo per 4-5 minuti quando è ancora tiepida. Ripetiamo questa operazione perché questa darà anche un bel po' di sollievo visto che il sale avrà provocato un bel po' di bruciore. Ripetiamo questa operazione un paio di volte e se è il caso andiamo poi a risciacquare con dell'acqua. Ragazzi, questo è un rimedio fantastico. Se lo provate, fatemi sapere come vi siete trovati, lasciate qualche commento, se avete qualche suggerimento, diamolo agli altri utenti, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!